takes. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Batti 5 nel consueto appuntamento del martedì sera su Rossini TV per parlare di Italservice Pesaro, per entrare a pie pari nel mondo biancorosso. Siamo all'indomani di una sconfitta e quindi una rarità, quasi una novità per il nostro programma e quindi di conseguenza per l'Italservice Pesaro, ma siamo anche, forse soprattutto, alla vigilia, al giorno prima dell'esordio della formazione di Mister Collini nelle Final Eight di Coppa Italia. C'è il primo turno, ci sono i quarti di finale domani al Palasport di Cavezzo in provincia di Modena per Capitan Tony Dandel e compagni. Speriamo che sia il primo incontro di altre due partite che condurranno sino alla finalissima in programma per la Coppa Italia di Serie A domenica 24 marzo. Parleremo di tutto questo con uno dei più importanti campioni dell'Italservice Pesaro che abbiamo il piacere di ritrovare in studio. Buonasera, quindi ben ritrovato ad Umberto Norio. Buonasera, grazie. Ben ritrovato Umberto, che lo ricordiamo, non ci si stanca mai, è stato campione d'Europa con l'Italia nel 2014, assieme ad Edgar Bertoni e a Patrick Nora detiene il record degli scudetti vinti in Italia, 6, ma lui ha un primato nel primato, li ha vinti tutti con la stessa maglia, quella della Luparense. È qua in Italia da 12 anni, prima della Luparense ha indossato le maglie andando a ritroso del Prato e la prima in Italia del San Lazzaro. Nel suo curriculum ci sono anche due Coppe Italia e immaginiamo vorrebbe vincerne presto un'altra. Questo è un biglietto da visita per i nostri telespettatori perché parleremo molto della Coppa Italia. Prima però, ahi noi, dobbiamo fare un passo indietro e parlare del turno scorso di Serie A che non è andato come si pensava e sperava. Vediamo i risultati della 19ª giornata. Anzitutto la Lazio ha perso in casa 8-4 per mano della Came d'Ossone. La capolista Acque Sapone è stata sconfitta 3-2 dalla Fel di Eboli. Il Meta Catania è andato a vincere il derby in casa della Maritime Augusta per 1-0. La Real Rieti ha sconfitto 6-3 nello scontro d'alta quota la Lollo Caffè Napoli. 4-3 della Real Arzignano, fanalino di coda sulla Italservice Pesaro. E Civitella Color Max ha battuto 7-4 il Lynx Latina. La classifica quindi a 3 partite dal termine della regular season vede l'Acque Sapone sempre al comando con 43 punti e l'Italservice Pesaro sempre seconda con 38. Al terzo posto Rieti aggancia Napoli e sorpassa Augusta, quindi terzo posto per Rieti e Napoli a quota 34, a 4 lunghezze di distanza dal secondo posto. Maritime Augusta è quinta, raggiunta dalla Fel di Eboli a quota 32 e poi al settimo posto Meta Catania con 30 punti, quindi Came d'Ossone e Civitella 26 punti, Latina 12, Real Arzignano era fanalino di coda, ora è penultima con 10 punti e la Lazio chiude con 7 punti. Vediamo anche la classifica marcatori con un altro gol del nostro Borruto che tocca quindi quota 25 reti, sale anche Kainan De Matos, marcature multiple per lui con la maglia del Came d'Ossone, quindi si prende il secondo posto con 19 reti. Iosico è a 18, poi Limeci Manghigno 17 reti, Kakà con 16, Coco Wellington e Titon con 15, Jetson Fornari 14 reti, Amoroso e Musumeci sono a 13 centri. Quindi abbiamo detto, Umberto, una sconfitta in casa della Real Arzignano. Non se l'aspettava nessuno, onestamente. È la seconda volta in stagione che arriva una sconfitta contro una formazione di bassa classifica. Come la spieghiamo? È difficile. Poi abbiamo preparato più mentalmente questa partita perché sappiamo come è, che sempre quando vai a giocare fuori contro una squadra che sta lottando per non retrocedere è difficile. Squadra setata di punti, ambienti caldi come quello di casa Arzignano e l'Italservice Pesaro, però stavolta non ha commesso l'errore del passato di andare sotto in avvio per poi far fatica a rimontare. Stavolta l'aveva messa in discesa. C'è stato un calo nel momento centrale della partita? No, tipo siamo riusciti a fare addirittura essere due volte in vantaggio, no? Con addirittura la 2-0, poi 3-2, ma abbiamo sbagliato più nella gestione, secondo me, non perché abbiamo giocato male, ma comunque va bene, sono cose che capitano, adesso è guardare avanti che domani abbiamo già un'altra partita difficile. In passato ci siamo rifugiati, ma io ci credo davvero, vorrei sapere la tua opinione, nella frase, nel concetto, certi schiaffi al momento giusto possono far bene. Resta il dolore dello schiaffo, perché uno schiaffo, rispondesti tu e anche Caputo, qualcosa del genere, è sempre uno schiaffo, tale resta.
Però, guardando il lato positivo, alla vigilia delle finalette di Coppa Italia ci riporta un pochino sul piano della massima umiltà e sacrificio perché arrivano tre partite tutte da dentro fuori, speriamo tre partite. Sì, è così. Avevo un compagno che diceva che dobbiamo sapere incassare i pugni, no? Lo prendi, lo metti in tasca e vai avanti, è così che si deve essere. E lo utilizzi per le necessità successive. Vediamo le immagini di questa sconfitta. Real Arzignano batte dal Servis Pesaro 4-3. Gli highlights. Arzignano in maglia bianco-rossa, Pesaro vice capolista con la maglia blu. Il saluto dei due capitani, numeri 5, Tony Dandel e capitano Marsio. Tutto pronto, da sinistra verso destra si parte. Parte la sfida, questo out indietro per Salamone, attenzione al contropiede, Borruto, 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 fuori Borruto. Formazione campione d'Italia, Tony Dandel, Marcelinho, il tiro di traborda, la risposta di Pozzi. Indietro per Fortini, si gira il palo di Fortini. Indietro verso Motta, Motta per Paulinho. Paulinho, il tiro, la risposta di Miarelli. Rosso Arzignano che gioca ancora nella metà campo ora del Pesaro con Motta, il tiro e l'alzata alta. Riparte il Pesaro, attenzione al contropiede con Mauro Canal. Mauro Canal! Mauro Canal! Ripartenza fulminea al minuto 13:58. Sentito applaudire poco fa qui in cabina di commento. Borruto, il tiro, gol! Borruto 2-0, la difesa ha dormito, serve la sveglia. Il 2-0 della Cobra. Jonathan per Amoroso che si aggiusta il pallone. Lo gioca Mauro! Gol! Che gol Carletto! Che gol Carletto! Carletto Fumetto, Carletto Fumetto! Accorcia Arzignano con Carletto Fumetto. Che questo Taborda che carica il tiro per Marsiglia. La risposta di Pozzi che poi viene anche fermato. Ancora Arzignano. Il fallo, il tiro libero. Il tiro libero. Che arriva in questo momento la rincorsa di Amoroso. Il destro di Amoroso. Alto. Il fischio e non si parte via i secondi 20 minuti. Passati 3 minuti. 7 muove, palla verso Paulinho che viene dentro verso Murga. Murga si accentra, il tiro, la risposta è il palo. Se ora Amoroso, Amoroso, Amoroso aspetta il momento dell'inserimento dei compagni. La palla per Tony Dandel, anzi scusate per Jonathan, Tony Dandel è stato un sogno. Miarelli, Pozzi, Matteus anticipa tutti, Motta, Motta per Amoroso, 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 Amoroso! Amoroso! L'avevo chiesto prima il gol, il pareggio di Amoroso, il pareggio di Amoroso, lo ha cercato, lo ha voluto, uscione del Cobra, ma ancora Pesaro, ancora con un Borruto, per Taborda, la risposta di Pozzi, che riparte Pozzi, 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 parato, mamma mia Salamone, ancora, cosa mi ha fatto Pozzi? Saponi, intanto la girata, il volo di Pozzi, nulla di grave per il numero 14 del Pesaro che gioca dall'altra parte verso il canale che si accentra, palla ora in movimento per Taborda, Taborda va verso il fondo, il tiro, il gol fortunoso, il gol del vantaggio del Pesaro proprio con Taborda che è 3-0-6 dalla fine. Jonathan, finale incandescente, Miarelli va a prendersi il pallone, lo spara di poco alto sopra la traversa. 60 secondi esatti. Jonathan, tiro! E cosa mi ha sbagliato? Uenu! Tira verso Motta, Motta mette giù il pallone, Motta, inserimento di Salamone, vuole sfruttare questa palla. Ah! Lasciatemelo urlare questa volta!
pressione portiere in movimento della formazione mister Golini, 15 secondi, Boruto vuole un solo tiro, il Pesaro ci prova con Tony Dandel, fermato da Marshall, entrato in campo dopo una vita che era in panchina, ancora Jonathan, gol, Amoroso, no! A due secondi dalla fine! Uno, la sirena suonerà! Suona la sirena! Finisce qui con la vittoria per 4-3! Tante sliding doors, tanti momenti che potevano far volare il Pesaro verso la vittoria e si sono tramutati invece in episodi contrari, hanno portato al loro pareggio e poi alla sconfitta con degli errorini, parlavamo mentre guardavamo gli highlights. Errorini che purtroppo non ci stanno, non c'è niente da fare. Oggi in allenamento parlavo con Michele, no? C'è stata un'azione in cui abbiamo fatto un contropiede e abbiamo preso il palo e dal palo abbiamo ripreso il contropiede, quindi lo sport nostro è questo, non c'è niente da fare. È il bello, no? La parte spettacolare di tutto quanto è questo. Tu tra l'altro sei uno dei giocatori che è rimasto fuori sabato, tu e Mancuso, giusto? Guardavo la distinta. Sì. Sta gestendo questa situazione ovviamente per fortuna di rosa abbondante mister Colini, tenendo conto anche di alcuni acciacchi e infortuni. Sì, questa volta purtroppo eravamo due infortunati e io ero squalificato, quindi addirittura eravamo con una rotazione in meno. Esatto, quindi tu e lui fuori più due squalificati, quindi insomma tante assenze, quindi una rosa un po' più corta. Non a giustificare la sconfitta, perché i giocatori per vincere c'erano assolutamente, però insomma questo è il quadro completo di questa squadra che non voglio continuare nello spingere il coltello, però insomma in trasferta è dove ha pagato sin qui dazio, perché in casa le abbiamo vinte tutte, sempre l'unico pareggio è la finale di Coppa Divisione, poi persa ai rigori, e quindi guardando alle finalette, guardando anche più avanti ai playoff scudetto, è questo l'aspetto su cui, al di là dei singoli piccoli errori che ci stanno, su cui lavorare di più, mentalità. Sì. Anche un po' di carattere fuori casa dobbiamo avere. Qualcosa di più, un po' li abbiamo, dobbiamo crescere di più il gruppo, non singolamente. Tra l'altro questa voglio fare angelo e diavolo di questa situazione, perché è vero che con Arzignano, Latina, Eboli, insomma, sono arrivati questi KO in trasferta contro non squadroni, o perlomeno i presunti più forti di tutti, ma è anche vero che nelle trasferte più difficili, Acque Sapone, Rieti, Maritime, Napoli, non si è mai perso. Come se la tensione è alta, l'avversario è tosto, allora entro incazzato, detta fra virgolette. Viceversa, no. È possibile o è un ragionamento? No, ma lo fai anche inconsciamente, non è che lo fai apposta, non c'è niente da fare. Puoi avere la squadra con la mentalità giusta, quella che ha in casa e l'altra metà no, ma anche se è così non la vinci fuori. Quindi dobbiamo avere tutti con la stessa mentalità, se no è difficile. Di certo è un Pesaro stratosferico in casa, l'unica squadra che le ha vinte tutte quante davanti al pubblico amico. Fra l'altro abbiamo visto la classifica e chiudiamo qui il capitolo campionato guardando all'indietro, poi rivedremo il prossimo turno. È un Pesaro che sta a metà fra primo e terzo posto, al secondo ben distante dalle altre, quindi insomma salvo clamorosi scossoni nelle ultime tre giornate, secondo posto è e secondo posto dovrebbe rimanere. Che dovrebbe essere per forza, più di questo non possiamo scendere. E quindi questa è la situazione, guardiamo il cartello del prossimo turno, anche se ovviamente scavalchiamo per un attimo mentalmente il weekend e guardiamo al weekend successivo, quindi il Pesaro che giocherà in casa venerdì 29 marzo contro il Maritime Augusta, quel weekend lì si giocheranno anche Camedosson Civitella di venerdì sera e Meta Catania Lazio sempre di venerdì sera, sabato con Napoli Latina e Acquasapone Real Arzignano, il Monday Night il posticipo sarà Real Rieti Feldi Eboli lunedì 1 aprile. Questo per quanto riguarda il campionato. Andiamo adesso ad aprire il capitolo Coppa Italia, perché ci tenete, ci tiene la società, ci tengono i tifosi, ci tengono tutti. Escludendo per un attimo questa partita di Arzignano, come ci arrivate? Cioè è un chiodo fisso, è un pensiero importante che avete già da un po' di tempo la Coppa Italia? Sì, per forza. Quello che dall'inizio stagione che stiamo dicendo ogni volta, almeno le finali le dobbiamo fare. Quindi stiamo preparando bene, abbiamo qualche giocatore che ancora non sono al top della forma, ma per questa partita ci dobbiamo fare. Domani sera l'appuntamento è contro il Camedosson alle ore 20:30 e ricordiamo che la partita andrà in diretta nazionale, quindi
in generale su Facebook tramite il servizio di PMG Sport Futsal, ma per le Marche e quindi per tutti quanti non potranno raggiungere l'Emilia Romagna attraverso il pullman o mezzi propri, il pullman organizzato gratuitamente dalla società, lo ricordiamo e lo sottolineiamo, la partita si potrà vedere anche qui ovviamente nella casa televisiva dell'Ital Service, ovvero Rossini TV, canale 633, domani sera ore 20:30. Vediamo il tabellone completo delle Final 8 di Coppa Italia di Serie A con le partite che la prima partita ad aprire la competizione per quanto riguarda la maschile sarà Lolo Caffè Napoli contro Feldi Eboli, anche questa in diretta Facebook su PMG Sport Futsal alle ore 17 al Palasport di Loiano. Poi alle 20:30 a Cavezzo, Pesaro contro Camedosoni. Il giorno dopo a Reggio Emilia alle 18, giovedì 21 marzo, si giocano Real Rieti contro Meta Catania e alle ore 20:30 Acque Sapone Onigross contro Lazio. Due parti del tabellone in caso del passaggio del turno, anzi mettiamola ancora più scaramantica. Chi vince fra Ital Service Pesaro e Camedosoni affronta la vincente di Lolo Caffè Napoli, Feldi Eboli. L'altra parte del tabellone con gli altri due quarti. Sorteggio benevolo, buono, cattivo, non cambia nulla perché tanto alla fine ci sono tutte, come la vedi Umberto? No, non cambia niente perché se vai a vedere le Coppe Italia precedenti c'è sempre una sorpresa, c'è sempre una squadra che arriva non meglio dell'altra ma se la prepara un pochino meglio, quindi dobbiamo essere per forza concentrati al 100%, poi quello che ti ho detto prima, dobbiamo almeno arrivare a fare la finale, poi la finale è una storia diversa. Almeno arrivare alla finale. Poi la finale, diciamo sempre così, no? La finale è una partita che non se la gioca, se la prova vince per forza, non c'è niente da fare. È una storia veramente completamente differente. Questa formula itinerante ti piace delle finalette? Tu che ne hai vissute da protagonista tantissime, quasi sempre in un unico palazzetto, al massimo in due, per esempio Pescara. No, come hanno fatto quest'anno, se devo essere sincero, no. Non ti piace? Poi alla fine è una Final Four, no? Vai, tutte le partite saranno dal semifinale in un unico palazzetto. Alla fine non la fanno fuori. Ah, fanno... ok, tu vedi una fase preliminare. Preliminare, sì. Okay, come alla fine, come hanno fatto quella precedente. Qui nelle Marche, con Tolentino in quarti di finale e Pesaro per semifinale e finale. Non ti entusiasma. Mm-hmm. E, tra l'altro c'è una variabile che mi ha sorpreso quando ho visto il calendario, ovvero quattro squadre giocano i quarti di mercoledì e quattro di giovedì. Insomma, se io fossi in quelle che giocano di giovedì, non sarei contentissimo, un giorno di riposo in meno a questi livelli è per questo, conta poi tanto. Alla fine sarebbe meglio come non sempre fatto, giochi le quarti, riposi, poi alla fine fai le tue due partite, come la metti, ma così diciamo che è più bruttino. Certo è che ci sono anche dei valori aggiunti, ovvero la diretta su Sky Sport, insomma, è veramente un valore aggiunto per questo sport, per voi atleti, perché la qualità è la massima che si può ambire, la visibilità è la massima a cui si può ambire, e poi questo bel palazzetto di Faenza, comunque sia davvero un gran palasport, e quindi alla pari forse anche addirittura del nostro Palanino Pizza, dove si sono giocati l'anno scorso. No, sulla visione delle partite non possiamo dire niente, perché anche va su internet, va su Sky, quindi perfetto. Potevano fare come le forme anteriori. Senti, tu che ne hai vinte due, tu che ne hai giocate tante, qual è la ricetta? Esiste una ricetta vincente, più mentale, più tecnica, più tattica? Cosa serve? No, secondo me queste partite così, no? Come fai partite ravvicinate, è più mentale che fisica alla fine. Poi non puoi gestirti, no? Perché questo è impossibile, un giocatore che vuole vincere non riesce. Un dentro fuori poi. Sì, non riesce. Poi tu devi essere concentrato per sapere quando devi spingere, quando un po' meno, tutto qui. Non è che devi fare tutti i palloni a mille, no? Tu vai, sai gestire, no? Un contropiede. Una ripartenza o meno, gestire un pallone dubbioso, così. Solo quello è il confine. Cui mettere la modalità gestione, insomma. Per il resto è tutto testa, insomma. Ecco. Cioè, secondo me sì. Principalmente, e insomma speriamo che questo benedetto schiaffo, ormai l'abbiamo definito così ce lo portiamo avanti, ricevuto dalla Real Arzignano, ci dia quella lucidità, quella freddezza, quel sangue freddo spietato, passami questa definizione, che serve per andare a essere killer, sportivamente parlando, in una competizione del genere. Che sia, almeno all'inizio, come in Coppa Divisione, no? Come abbiamo pareggiato a Catania, poi siamo riusciti a fare la finale, che sia uguale.
Che sia alla stessa maniera, speriamo, il finale, no? Altrimenti qui... No, no altrimenti... almeno per la finale, almeno per la finale. Altrimenti ci togliete il sangue, l'ossigeno, ci togliete tutto. Un'altra... Vi siete allenati sui rigori o vi allenerete sui rigori? No, abbiamo fatto stamattina un po' e poi stasera lo faremo di nuovo. Ok, vabbè, mi raccomando, perché veramente io l'emozione, l'attacco cardiaco, il batticuore della finale di Coppa Divisione non me lo dimenticherò facilmente. Comunque sono emozioni e quindi al di là... di tutto, è bello provarle e vi ringraziamo di quante ne state regalando a tutti noi appassionati in questa stagione. Speriamo che siano delle fantastiche Final Eight. Chi vince, dicevamo, gioca sabato 23 marzo a Faenza e domenica, chi ha la fortuna di arrivare in finale, rigioca a Faenza domenica 24 marzo. E invito tutti gli appassionati di calcio a 5 marchigiani, oltre che ovviamente nella fattispecie pesaresi, a mobilitarsi in massa per venire a tifare l'Ital Service. A partire da domani c'è il pullman, ma la distanza un'oretta e mezza, insomma, è fattibile anche con mezzi propri, e poi, sperando che ci regalate una vittoria nei quarti di finale, a organizzarci in massa per venire anche nelle semifinali, poi chissà anche durante le finali. Quali sono i tuoi ricordi più belli legati alle final di Coppa Italia? Tu ne hai vinte due, 2008, 2009, 2012, 2013, giusto? Sì, ne ho vinte due, ne ho perse tre finali, se non sbaglio. È ora di pareggiare, Bisogna bilanciare. Sì, è giusto. Bisogna pareggiare i conti. Ricordo più bello, ce n'è uno in particolare? Uno così, solo la prima Coppa che ho vinto dopo già aver perse due, se non sbaglio. Ah, quindi hai vinto al terzo tentativo. Al terzo tentativo, se non sbaglio, sì. Ok, quindi insomma quella lì, la prima, il primo amore non si scorda mai, si dice. No. E poi ho fatto il gol della vittoria, mancavano 17 secondi alla fine. Ah beh, così, un dettaglio insomma, cioè, questo non me lo ricordavo onestamente, non me l'ero. Adesso non mi ricordo se è la seconda o la terza, ma era contro l'Augusta, forse la seconda. Forse la seconda. Insomma, ne hai fatte di finale, per doverti dimenticare se era la seconda o la terza, vuol dire che ce ne sono parecchie. Vabbè, complimenti, stiamo parlando di uno dei giocatori più vincenti d'Italia, e non solo, bronzo mondiale, bronzo agli europei, non l'abbiamo detto perché sennò qui non finivo più di parlare. Allora, questo grande appuntamento ve lo ricordiamo ancora, rivediamo il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, domani tutti alla Palasport di Cavezzo a tifare Ital Service Pesaro contro Came d'Ossone, e per presentare questa avversaria, che poi magari ci descriverà il Came d'Ossone, rivediamo gli highlights dell'ultima partita vinta con la Lazio. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala Gems per Lazio Came d'Ossone, match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A. Biscossi contro Grippi, vince Biscossi, la conclusione, Pietrangelo in calcio d'angolo, Rocha dalla bandierina, scucchiaiata per Bijak, De Matos sul secondo palo, chiude Jetson, il pallone si impenna, Igor va a calciare, quarto del primo tempo, Grippi per Vieira che calcia, ad andare dalla bandierina, si muove Jetson, cercato con il destro, è sempre lui, Jetson, 1-0 Lazio. Possesso Came che deve reagire, esce Chilelli, il pallone per Bertoni, pareggio immediato, pochissimi secondi, Murilo, gran cambio per Fusari che mette giù il pallone, gran giocata, si accentra Fusari, calcia e ribalta il match, serve Jetson che cambia lato, gran palla per Rocha, grande intervento di Pietrangelo, Biscossi, Chilelli, spalle alla porta, il solito lavoro del capitano, poi Jetson con la deviazione, ma è sempre lui, ancora lui, infinitamente lui, Jetson 2-2 Lazio. Biscossi cerca lo spunto, fermato da Murilo che prova con il mancino, poi va da De Matos che si gira, De Matos traversa e poi gol, il capolavoro di De Matos. Chilelli, spalla alla porta, trova Jetson che va a calciare, il pallone esce, Rocha pensa al destro, è solo una finta, ancora Rocha, questa volta calcia, De Matos per Bertoni che va con il destro e buca e Spindola, il poker della Came, 4-2 a 2-17 dal termine del primo tempo, poi Fusari ad alimentare l'azione, la conclusione di De Matos, termina qui la prima frazione, Came d'Ossone avanti 4-2 sul campo della Lazio. Per Jetson, Pietrangelo, Came un po' scoperta, palla per Vieira, Pietrangelo super e poi Bijak, cestina da ottima posizione.
Tocco centrale per Viera, doppio passo, Viera va a calciare, spintola, il pallone resta ancora in gioco, poi Bertoni, la sciolata di Lupi e alla fine arriva De Matos che fa 5-2 per la Came. Murillo tocca in avanti, Biscossi contro Fusari, vince Fusari, Murillo calcia, addosso e spintola, poi sul palo. Pietrangelo per Murillo, ha capito Biciak, grande chiusura, 3 contro 2 possibile per la Lazio, servito Jetson, Jetson! La tripletta del numero 8, la riapre la Lazio, 5-3. Biciak, avanza lo sloveno, può calciare con il destro, un capolavoro, diagonale imparabile, meno 1 Lazio. Biscossi, Rocha al volo, con il destro Pietrangelo, Biciak, Rocha, l'anticipo di Belsito, riparte la Came, attenzione a Fusari che salta Rocha, Fusari in mezzo, Murillo, 6-4 Came. L'errore della Lazio in fase di impostazione ha punito la Came che torna sul più 2. Rocha, controllo difettoso, ha rischiato qualcosa, è andato da Chilelli, Viera da 2 centimetri ha colpito la traversa. Rocha, pallone errato, riparte la Came, De Matos con la porta vuota, cala il 7 bello, più 3 Came, poi il tocco per Viera, Viera calcia e sbatte sul palo. Pallone regalato a Svierkowski che trova la rete del KO, 8-4 Came a 60 secondi dal termine. Vince la Came che spugna per 8-4 il Pala Gems e conquista la terza vittoria consecutiva. Came che ne fa 8 alla Lazio, a cui va dato atto di aver lottato sino alla fine, un punteggio che forse non rispecchia quanto abbiamo visto perlomeno dagli highlights. Una Came quest'anno, Umberto, non so se condividi, che sembra più forte offensivamente ma meno solida difensivamente, quindi stare attenti più con loro a una fase difensiva e magari sapere che di fronte non c'è un muro come l'anno scorso, questo sembra. Sì, può essere perché hanno perso i giocatori principali che avevano l'anno scorso, no? Che era Rangel. Ma è una squadra tosta, troppo intensa, troppo fisica, quindi dobbiamo essere attenti noi in difesa. Poi per l'attacco, bene o male, riusciamo a gestire, no? le partite, le occasioni in cui dobbiamo fare meno o di più, ma in attacco stanno facendo veramente bene. Avversario tosto, questa Came d'Ossona, non mi resta che farvi un grosso in bocca al lupo, l'abbiamo presentata veramente in maniera più particolareggiata possibile, grosso in bocca al lupo, sperando insomma che ci sia una immediata reazione a partire da domani e poi che sappiate regalare a tutti noi, tutti i marchigiani, un grande sogno. Grazie mille, speriamo bene. Grazie mille ad Umberto Onorio, grazie a tutti voi per essere stati con noi, forza Italservice, ora più che mai arriva il grande appuntamento delle Final Eight, noi con Rossini TV ci vediamo domani sera qua per seguire la partita, se non sarete a Cavezzo e quindi davanti alla televisione, poi eventualmente ci ritroviamo ovviamente martedì prossimo sempre qua per Batti 5, buona serata. It takes.